Non ancora. Così. Sì. Alla ripresa dell'udienza diamo atto che sono presenti, è presente soltanto l'imputato Santa Paola. Sì, gli altri hanno fatto pervenire la rinunzia. Sono stati ricondotti in carcere e hanno regolare rinunzia. Allora, diamo atto che degli imputati è presente soltanto Santa Paola. E che gli altri imputati hanno fatto già presenti. Dichiarazione di rinunzia a presenziare alla fase attuale. Dei difensori sono presenti. E allora per Bruno sempre l'avvocato nominato d'ufficio stamattina. Per Prusca Ferrito. È vero? Nell'ambito delle indagini che sono state condotte a suo tempo, tanto per l'omicidio Ferlito che per l'omicidio della Chiesa sono emersi elementi di accusa anche nei suoi confronti per quanto riguarda pure l'omicidio della Chiesa. Devo intanto farle presente, ma immagino che lei ne sia già a corrente, che in relazione all'omicidio Ferlito si è accertato, ripeto ormai definitivamente, che l'omicidio è avvenuto nell'ambito della contrapposizione già esistente a Palermo e poi trasferitasi a Catania fra gruppi diversi della organizzazione mafiosa, facenti capo da un lato ai cosiddetti corleonesi e dall'altro al gruppo dei cosiddetti perdenti di cui facevano parte Pontata, Inserillo ed altri. Questi gruppi avevano dei loro referenti a Catania, un referente era Ferlito, che era un seguace del gruppo perdente, cioè Pontate, Inserillo ed altri, mentre lei sarebbe stato aggregato o comunque alleato del gruppo cosiddetto dei Corleonesi. E quindi l'omicidio Ferlito ricade, come ho detto, in questa ottica, è stato visto in questa ottica, ricade in questa logica di contrapposizione e di sterminio degli avversari. Sempre per quanto riguarda l'omicidio Ferlito, si è accertato anche che il Ferlito era un suo acerrimo nemico, e che quindi lei aveva un interesse a sopprimerlo e che questo interesse è stato poi convergente con l'interesse dei palermitani, dei gruppi palermitani con lei associati, e dunque dalla convergenza di questo interesse è scaturito l'omicidio consumato qui a Palermo. Ma si è anche detto da alcuni collaboratori che lei, per ricambiare il favore che i palermitani le avevano fatto nella soppressione del suo acerrimo rivale, che è il Ferlito, cioè,
si sarebbe pure prestato alla partecipazione all'omicidio del prefetto della chiesa e della moglie e dell'agente di pubblica sicurezza di scorta. Quindi a questo punto tocca a lei adesso darci delle risposte in relazione all'accusa che le viene appunto contestata al riguardo dell'omicidio della chiesa. Signor Presidente, soldato De Farlito, ma chi l'ha detto che io ero nemico De Farlito? Sì, avvicinatevi per favore il microfono. Chi l'ha detto che io ero nemico De Farlito? Ma di dove è nato questo fatto? Guardi, per quanto, sebbene sia ormai accertato definitivamente... Ma con l'accettazione, signor giudice, io invece sono stato preso, non so da chi, da quale mano... Io, una mano occulta che mi hanno messo qua a Palermo, sia delitto della Chiesa, sia delitto di Farlito. Ma quale nemico io ero di Farlito? Chi sono questi palermitani? Io non conosco nessuno. Guardi, intanto le devo dire che ci sono dei pentiti, a cominciare da Buscetta, il quale ha riferito che è di una sua partecipazione. Ma chi era presente questo, questo no, signore? Non era presente. Ha riferito ancora di una sua partecipazione sì, no, no, a proposito dell'omicidio della chiesa, chi era Calderone, mi pare, o Marino Mannoia. Comunque... Signor Presidente, Marino Mannoia dice che non ci avevano bisogno di asini come i catanesi per fare omicidi a Palermo. E io sono un asino. Vabbè, io sono io completamente, io non so di dove sono uscito. Lei si definisce un ho avuto un mito, mi hanno fatto a me un mito e un posso, ma io sono un posso. Ma quale posso sono? Comunque senta, hanno fatto un posso con la fantasia. Io sono invece un posso di carta straccia. Appena c'è un piccolo vento o una piccola pioggia si affloscia. Sono questo io. Ho capito. Quindi in sostanza lei nega ogni sua partecipazione tanto all'omicidio Ferlito. Ma non esiste. Quanto all'omicidio della chiesa. Ma certo. Io non mi stanco di dirlo, notte e giorno. Ma... Io notte e giorno da 11 anni penso. Ma quale mano occulta mi ha messo in questa cosa? Le indagini di Palermo sono partite se ne vanno a Bergamo di un vasto testimone. Senta, la mia famiglia distrutta, i miei bambini. Senta. 11 anni di queste cose l'ho sopportato. Capito. Però lei dovrebbe darmi un poco delle risposte un po' più precise. Ci dovrebbe dire ad esempio se lei in realtà in seno alla organizzazione mafiosa catanese palermitana aveva un qualche ruolo, se era partecipe o meno, se lei aveva rapporti con questi altri signori che sono imputati in questo stesso processo o anche con gli altri che sono stati condannati nei gradi precedenti. Mi spiego, quindi queste circostanze almeno lei ce le deve chiarire, non può limitarsi a dire genericamente come ha fatto adesso, io sono estraneo a tutto, mi hanno preso e mi sbattono dove vogliono. È una, signor Presidente, io non conosco nessuno. Le faccio presente che è anche una sua esigenza di difesa il puntualizzare circostanze che possono essere valutate a suo favore. Signor Presidente, non conosco nessuno. È inutile, per esempio, di questi 6 mesi di carcere che, sebbene sono stato e sto passando un calvario, mi fanno delle minacce che vogliono rovinare anche i miei bambini. Io non conosco nessuno. Chi sono questi palermitani? Io sono catanese. Quindi lei esclude anche di avere fatto parte dell'organizzazione mafiosa e di avere avuto comunque rapporti o conoscenze con le persone che sono coimputate in questo processo? Sì, signore. E allora, verbalizziamo questa esclusione di conoscenza e comunque di ogni rapporto con le persone coimputate nel processo precedente e di quelle altre e con quelle altre che lo sono state nei gradi precedenti. Ma lei ha sentito parlare di Kalashnikov? Noi sappiamo che a Catania
eravate dotati anche di Kalashnikov, che Ferlito questi Kalashnikov li aveva dati tanto a Palermo che a Catania. Lei Ferlito lo conosceva quantomeno? Ma io lo conoscevo di vista, così, non è? Io conoscevo anche suo padre. Suo padre è anche stato un testimone, ma che si è processo. E suo padre che cosa ha detto? Perché non si è... Che cosa ha detto il padre di questo Ferlito? Ma è vero che c'è una rivalità fra di voi? Ma non esiste, quale rivalità? Lui si faceva la strada, io la mia strada. Se lui, per esempio, era un commerciante di questa porcheria, io non l'ho fatto mai. Guardi, però... se Ferlito ha truffato 6 miliardi, ci sono anche giornali che parlano, ha truffato 6 miliardi, sia i compagni, che non so se sono catanesi, se sono palermitani, di dove sono, Milano, non lo so. Però anche i giornali hanno parlato che ha truffato 6 miliardi, sia questi rifornitori di questa porcheria. Ci dica lei questa storia dei 6 miliardi come questa... Ma ne hanno parlato anche i giornali. Ma lei l'ha presa da altri prima che dai giornali? Ma dai giornali l'ho preso io. L'ha presa dai giornali? Sì. E che cos'era questa storia? Che lui ha fatto una truffa, ma lo sanno tutti. Che aveva truffato 6 miliardi sia a questi rifornitori o sia compagni, non lo so chi siano, perché non mi sono mai interessato da questa porcheria io. Ha preso dunque lei dai giornali che Ferlito avrebbe... Anche i giornali hanno parlato, questo non so se è stato nell'82, 83, non mi ricordo. Desidero farle presente che quando lei dice anche i giornali ne hanno parlato, intende dire che lei ha questa notizia anche da altre fonti. E io le ho chiesto poc'anzi da chi altri lei abbia saputo. Ma tutti conoscevano il Ferlito, che quello che faceva. Sì. Ma lo dicevano tutti chi? Ma la porcheria, questa porcheria di droga, io non ho parlato, io mai. Ma tutti chi? Lo dicevano? Ma non so, voce che si diceva che aveva truffato i compagni, a questi rifornitori libanesi, quello che sia, io completamente una cosa che io ignoro, non esiste completamente che io potevi parlare di una cosa di questa. Ma come fa lei, che ha detto poc'anzi di essere estraneo a questo ambiente e di avere conosciuto soltanto Ferlito da ragazzo, a sapere queste cose che circolavano nel suo ambiente? Ma signor giudice, si parla, tante volte si parla chi è droghiere, chi non è, che cos'è? Io mi sono una cosa che io ho scappato sempre di questo discorso, perché non esiste. Io sono un padre di famiglia, tre gioie di bambini. Comunque senta, lei ieri ha accennato a un suo alibi per il giorno in cui l'omicidio è stato commesso, l'omicidio del prefetto della chiesa è stato commesso. Ricordiamo bene, ieri lei ha accennato di possedere un alibi e oggi è in grado di precisarlo. Signor giudice, io non ho capito ancora se sono esecutore di questa strage o mandante. Guardi, qual è la mia imputazione? Qual è? Esecutore? Guardi, o mandante? A questo punto io devo dirle che la precisazione le risulta già dal decreto, dalla contestazione contenuta nel decreto di citazione. E che... Signor Presidente, non l'ho letto mai. Io sono stato fuori, sono ritornato qua. Glielo rileggo. Io non ero stato i miei figli. Glielo rileggo dal momento che lei dichiara. E si vuol dire che io mi sono quasi presentato. Glielo rileggo in modo che lei possa averne conoscenza dal momento che dichiara di non averlo letto, per quanto il decreto le sia stato regolarmente notificato. E allora? Veramente non si dice. Pagina 28, signor Presidente. Pagina 28. 28. Non si dice veramente. Sì. E allora, senta, l'imputazione è questa. Lei è insieme a Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, Greco Michele, Provenzano Bernardo, Rina Salvatore, Santa Paola, lei è accusato di avere, in concorso con
le persone sopra menzionate e con ignoti, agendo in numero superiore a 5 persone e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, cagionato la morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, di Emanuela Setti Carraro e di Domenico Russo, agente di pubblica sicurezza, all'indirizzo dei quali esplodevano colpi di arma da fuoco comune e da guerra, commettendo il fatto con premeditazione e per motivi abietti. Fatto consumato in Palermo il 3 settembre dell'82. Quindi a questo punto lei adesso non può più dire che non ha cognizione del fatto. Presidente, scusi se mi intrometto. La domanda del Santa Paola mi è sembrata di capire era questa: sono esecutore o mandante? E lei ha risposto attraverso la lettura, lei avrebbe voluto sapere, conoscerlo. Ho capito. Dalla lettura in effetti. Ho capito. Sì. E adesso, dal momento che lei desidera una puntualizzazione, le dico, in definitiva, lei è indifferente per lei una specificazione se il suo ruolo sia, rispetto a questo delitto, di esecutore materiale o di mandante, perché comunque nella presenza di prove di una sua partecipazione lei dovrebbe rispondere. Quindi a questo punto il suo interesse, io mi metto un poco nei suoi panni, è quello di valutare la sua posizione rispetto ai due ruoli possibili che sono implicitamente contestati col decreto di citazione. E in realtà devo dirle a questo proposito che c'è qualche pentito il quale esplicitamente dichiara che è ben possibile che lei avesse materialmente partecipato all'omicidio, perché la sua stoffa, che secondo il gergo si può dire, sottolineo secondo il gergo, la sua stoffa di uomo valoroso consentiva di ipotizzare anche una sua partecipazione materiale all'omicidio. Di modo che lei si trova di fronte alla possibilità di un duplice ruolo, o di esecutore materiale o di mandante rispetto alla esecuzione materiale del delitto commesso da... Ma allora non sono... Che sono, mandante o esecutore? Io sono ignorante in materia, no. Senta, esempio, io credo di averla spiegato. Sì, a ma... Punto, e sono io che punto, non... A questo punto... No, scusa, sono allora, io che non capisco. A questo punto io le ho allora, anche detto, mettendomi un po' nei suoi panni, che lei mi dica, che è opportuno che lei mi dica, ad esempio, io ammetto o escludo di essere mandante, ammetto o escludo di essere esecutore materiale. Quindi a questo punto è lei che deve scegliere. E signor Presidente, io non vorrei che... Presidente, mi scusi, mi dà un attimo la parola, scusi, io volevo dire questo. Il problema è questo: la richiesta del Santa Paola è motivata dal fatto che lui può, così come vi ha già detto ieri, fornire un alibi. Allora l'alibi ha un senso nella misura in cui lui è esecutore, non ha senso se invece è mandante. Allora il Santa Paola desidera capire bene: sono esecutore o sono mandante? Lei giustamente ha indicato che c'è una fonte di un collaborante che lo indicherebbe come esecutore. Vuole più specificatamente indicare qual è la fonte, chi è questo collaborante? E che cosa avrebbe esattamente detto sul punto, così lui può anche regolarsi e rispondere. Presidente, mi scusi. Sul punto, così lui può anche regolarsi e rispondere. Presidente, mi scusi. A me pare che le domande le deve porre questa corte e l'imputato deve rispondere. Ora qua loro chiedono precisazioni sulla contestazione dell'accusa e chiedono anticipazioni di opinioni da parte di questa corte. A me pare che signor procuratore generale, mi scusi se intervengo. No, è completo. Ieri il Santa Paola stava fornendo un alibi sulla data del commesso delitto dalla Chiesa. Ora a me pare, poi lo valuterà questa corte, che si debba insistere
in questa domanda, se il Santa Paola vuole fornirlo l'alibi, bene, se non lo vuole fornire, niente. Ma ulteriori specificazioni e chiarimenti, a me pare che nella difesa, nell'imputato, hanno diritto. Mi scusi, signor procuratore, io credo che sia legittimo che l'imputato sappia se... Io rispondo anche alla sua... Sì, mandando esecutore. Rispondo con un'unica osservazione tanto alla opinione del pubblico ministero quanto alla sua richiesta. In definitiva, le circostanze dalle quali l'accusa trae fondamento sono già esplicitate ampiamente negli atti istruttori e nella sentenza di rinvio a giudizio, tutti atti a disposizione e dei difensori e dell'imputato. Quindi non è azzardato osservare, mi sembra, che il volere insistere su una precisazione che già è in atti sia assolutamente vano. Mentre se l'imputato lo ritiene nel suo interesse, dovrebbe fornire un alibi che ieri ha già preannunziato, che comunque possa essere di suo giovamento e che la Corte si riserverà di valutare. Presidente, è certamente corretto quello che lei dice, però siccome il Santa Paola gli atti non li ha letti, ecco perché questa domanda. Ma io non posso, avvocato, ma io non posso assumere che la Santa Paola non abbia letto gli atti, perché così come poc'anzi dichiarava di non avere letto il decreto di citazione, perché Santa Paola è una persona capace di leggere, di scrivere. E non posso. Signor Presidente, nemmeno un foglio di carta mi fanno tenere. Dove l'ho avuto in questi 6 mesi? Comunque io ho avuto 6 mesi di calvario con questo diabete, sempre 400-470. Io sono stato tante volte in coma. Santa Paola, entro tante volte in coma. Comunque, mi hanno fatto 64 unità di insulina, quando io appena ne facevo 20, 10 a mezzogiorno, o se no mi facevo mezza pillola. Senta, Santa Paola, ora io non ragiono più, perché lei lo sa dove sono, lo sapete tutti dove sono io con questo diabete, sempre a 400-470, e vado sempre in coma. Lo sapete dove sono io, da quale carcere sono? Non ragiono. Oh, ascolti, io passo le giornate, non so se è notte, giorno, non lo so. E sono stato tante volte in coma. Sa, Presidente, qual è il problema? Scusi se mi intrometto. Che è stato portato al centro clinico di Pisa perché purtroppo quest'uomo ha bisogno di continue e costante cure, oltre che... Il centro clinico di Pisa, dopo pochissimo, inspiegabilmente, l'hanno trasferito di nuovo a Pianosa. Ora l'hanno portato qua a Luciardone. Non sanno come regolarsi l'insulina, oggi ne fanno un certo numero di unità, domani un altro numero. Il risultato è che quest'uomo è continuamente sotto collasso, per cui io prego la Corte, anche se può intervenire in questo senso, che venga adeguatamente curato. Solo questo chiediamo, nient'altro, Presidente. Questa mattina a digiuno a 340, come ragiono io? Poi mi fanno l'insulina, non mangio perché mal di testa, li metto e me ne vado in crisi. Comunque senta, Santa Paola, per terra, come sono stato, non so per quanto tempo sono stato, e queste verbali non so se l'hanno fatto, come si chiama? A Porto Zuro, nel molo di Porto Zuro, là tutto sudato, in coma, perché mi hanno fatto 42 in tutto, 42 unità di insulina, mentre che quando ho mangiato qualche panino io l'ho rimesso, perché soffro il male di mare, male di macchina, questa confusione che io ho. Quindi con queste 42 io sono stato non so per quanto tempo a terra, e quando io sempre dicevo lo zucchero, quando prima di sentirmi male, lo zucchero, quello zucchero, io non so quanto tempo sono rimasto là, ma io anche potevo morire. Ma va bene, senta Santa Paola, ma meglio se io devo soffrire, meglio una mattina che il giorno morto, con tutto questo cavare che ho io. Ora, che cosa devo scrivere? Mi scusi, signor giudice, che cosa devo scrivo qualche cosa e me lo tolgo. Se mi ricordo qualche cosa, non lo trovo più. Avevo scritto dei fogli e mi hanno strappato tutto il quaderno. Senta, che cosa? Mi sequestrano di questi trasferimenti, mi sequestrano tutto. Ieri mi hanno dato la penna e qualche cosa da scrivere. Che cosa devo scrivere? Ieri, appena sono andato qua, sono andato a letto con dolore di testa da impazzire. Appena ho mangiato, ho rimesso. E con tutto ciò che mi hanno fatto la dose, al solito, questa mattina avevo il debito a 340. Io fra un anno
se dura questa vita. Già che la retina, e l'hanno visto anche i professori, la retina dell'occhio destro già è partita. I reni, il cuore, tutto. Se mi volete tenere in questo stato, ma ditelo. Santa Paola, mi rammarico di queste sue malattie e spero vivamente che si possa trovare un miglioramento, se non una soluzione. Intanto, per quello che riguarda il fatto per il quale, il reato per il quale la Corte sta procedendo nei suoi confronti, io devo dirle, sebbene non receda dalla posizione di poc'anzi, cioè della presunzione di conoscenza da parte sua degli atti processuali, che tuttavia le fonti di accusa nei suoi confronti sono tanto Buscetta quanto il Calderone, che faceva parte della famiglia di Catania. E mi accusano di delitto dalla Chiesa? Sì. Addirittura? E quindi è rispetto a queste fonti che lei ha ragione di esprimere un pochino le sue osservazioni a difesa. Quindi ci dica, in definitiva, se si ritiene o non è responsabile né come esecutore materiale né come mandante di questo delitto. Allora, sentiamo questi pentiti, come vengono chiamati, collaboratori, non lo so, sono ignorante in materia, di dove mi accuso il delitto della Chiesa, e poi do io tutti, dove ero, come sono partito, che già ho accennato qualche cosa, e vi accenno anche qualche cosa. Ero con mio figlio nel pomeriggio e ci sono anche persone di condominio che mi hanno visto a che ora sono partito. E poi vi dico quante persone ho incontrato, ho cenato, ho telefonato, vi dico tutto. Dove? A Catania? A Catania. E addirittura anche i carabinieri lo sanno. I carabinieri lo sanno dove ero quella notte. E come mai? Quella sera, il pomeriggio, lo sanno i carabinieri. E come mai non hanno fatto per esempio il verbale? Perché era una soluzione mia. Allora i carabinieri non l'hanno scritto, non l'hanno fatto avere a Palermo. Anche i carabinieri, non so se sono stati quelli di Palermo, di Catania, sapevano, hanno saputo dove ero, perché sono state là, hanno fatto perché pensavano che io ero da tanti in quella zona che io qualche volta ho frequentato. Quindi, e hanno preso tutto a calci nel sedere e schiaffe tutti gli operai. Vi dico anche questo. Quindi, guarda, sentiamo questi pentiti che io vi dico tutto dal pomeriggio dove sono stato, la notte come l'ho passata, vi dico tutto. Quindi, se ho ben capito, anzi, per volere dare un senso logico alle sue risposte, credo di poter sintetizzare in questo modo le sue risposte. Poiché lei non conosce nessuna delle persone che sono coimputate in questo grado, in questa fase di processo, e nei gradi precedenti, lei non può essere mandante del delitto, quindi nega di essere mandante del delitto. Nega anche di essere esecutore materiale, perché il giorno 3 settembre 82 lei è stato dove, ha detto, in un condominio? Il condominio dove abito. Eh. Mi hanno visto che cosa ho fatto, che cosa non ho fatto, con chi sono partito con la macchina, tutto, i cani, tutto. Ci sono tante cose. Ed è stato controllato pure dai carabinieri? No, è un altro posto. Vabbè, in questo momento non lei posso. Allora lei avrebbe interesse di dare delle precisazioni a questo proposito, a questo riguardo. E sentiamo queste persone che mi accusano prima, come esecutore, allora che io lo dico. Verbalizziamo. Ascolta questo. Prima l'esito dei pentiti, se verranno sentite, e poi dopo. Sì. No, siccome sono state mie deduzioni logiche, vorrei che fosse ben chiaro questa è in sostanza la risposta dell'imputato. Quindi nego di essere mandante o esecutore materiale dell'omicidio della Chiesa, dal momento che non conosco affatto le persone che sono coimputate in questa fase del processo, né quelle che sono state condannate definitivamente nei gradi precedenti.
credo di essere esecutore materiale del delitto. Stante che il 3 settembre 82 mi trovavo a Catania e posso al riguardo indicare dei testimoni e fra gli altri anche dei carabinieri cosa che mi riservo di fare non appena i pentiti che mi accusano del delitto avranno ribadito dinanzi a me le loro accuse. Allora a questo punto non credo che ci sia altro da aggiungere. C'è il difensore delle parti civili, mi pare, che poco fa aveva fatto accenno a qualche intervento. Sulla cosa che aveva detto la difesa di Santa Paola, mi pare che ormai. Avvocato, al microfono. Sì, dico, volevo prima intervenire sulle questioni che aveva sollevato il difensore del signor dell'imputato. Mi pare che questo sia ormai superato. Volevo, se era possibile, quando lei me lo consentirà, rivolgere qualche domanda all'imputato. Dica alla Corte intanto, dica a me, in modo che io possa sapere se posso. Sì, quindi voglio dire, posso sì, procedere sì, all'interrogatorio. Ecco, io volevo porrò delle domande, come dire, delle domande molto semplici a cui credo l'imputato debba rispondere in maniera, come dire, con un sì, con un no e basta, non credo. Allora volevo che lei ponesse all'imputato questa domanda: conosce Tommaso Buscetta? Risponda. No, mai visto in vita mia. Mai visto? Mai. Conosce Calderone? Sì. Conosce Giuseppe Calderone? Tutti e due fratelli conoscevano. Conosceva Giuseppe Calderone e conosce Antonino Calderone? Sì. Che tipo di rapporti aveva con Giuseppe Calderone? Beh, intimi, erano compari. Sia con l'uno sia con l'altro, se lo vuole sapere. Aveva rapporti economici? Con tutte e due? No. E rapporti allora di che natura? Di che natura questi rapporti? Così, di amicizia. Di amicizia. Era addirittura il mio compare, sia Calderone, sia l'uno e sia l'altro. Cioè Antonino e Giuseppe. Sì, Giuseppe mio compare, è battezzato con mia figlia e io avevo battezzato una figlia ad Antonino. Va bene. Il signor Calderone si deve ricordare quando Cacca ha tolto a suo padre malato e prima anche di morire, questo si deve ricordare. Continui, avvocato. Sì, mi scusi, Presidente. Aveva sempre avuto buoni rapporti con Giuseppe Calderone e poi con Antonino Calderone? Sì. Quindi non ha mai avuto problemi né con l'uno né con l'altro? No. Ci può dire, se vuole, esattamente dov'era nel pomeriggio del 3 settembre fino a tutta la serata del 3 settembre del 1982. Già risposto a questa domanda. Lo facciamo dire a lui. No, può darsi. Già risposto. E ha risposto, cioè, però ha già risposto che non vuole rispondere. Le ricordo che lei è Santa Paola. Mi riservo, quello che ho detto poco fa alla Corte. Santa Paola, le ricordo che lei ha dato una risposta così estremamente generica che si risolve in una dichiarazione negativa.
Ma perché è negativa, signor giudice? Se lei dice io mi riservo di... Io ero in un... Signor giudice, io sono ignorante. Ma sono ignorante completamente, non capisco niente, soprattutto Stato. Presidente, perché è negativa? Si è riservato, non ha detto né sì né no. Lo farà in seguito. No, avvocato, la prego. Se lei si pone una domanda, di spiegare, di dichiarare dove lei si trovasse a una certa data, e lei risponde obiettando: mi riservo di farlo in seguito, quando ci sarà qualcuno il quale mi accuserà. E allora questa sua risposta si risolve in un non rispondere, perché l'asserire, l'indicare delle circostanze a lei favorevoli, come l'indicare mi trovavo al cinema tal dei tal o mi trovavo al banchetto presso i signori, è già una circostanza positiva e quindi valutabile, al contrario della circostanza negativa che consiste, che sta nel non dichiarare dove lei si è trovato. Ha capito quello che intendo? Signore, mi dovete scusare, ma io di come sono e come... Questa mattina avevo 340. Io tante volte non capisco, non so se faccio bene a parlare, io non capisco, tante volte Presidente, non capisco scusi, nemmeno la domanda. Il Presidente ha risposto dicendo: io vi posso indicare dove mi trovavo, in un posto. Anzi, ho detto tante cose. La prego, abbiamo già presente. No, è un ricordo di quello che ha detto lui, non è che non aggiungo niente. Ha detto: io mi trovavo in un posto, i miei condomini potranno dirlo, altra gente, eccetera, li indicherò al momento opportuno. Va bene. Questa è la risposta che ha dato, non è né positiva né negativa. No, io volevo, può darsi che con questa domanda che faccio sollecito la convinzione a rispondere dell'imputato. E allora, io dico, lui ha detto che non lo sa, quindi lo dico io, che Calderone è uno di coloro i quali l'accusano e l'accusano in maniera pesante. Calderone dice delle cose su di lei anche in relazione all'omicidio della Chiesa. Allora, visto che lei ha sempre avuto buoni rapporti con Calderone, ci può dare una spiegazione, a suo giudizio, a suo parere, del perché Calderone l'accusa? Mi scusi, la domanda è rivolta alla Corte, mi perdoni, ma certe volte facciamo confusione. Risponda. Non lo so, bisogna domandare a lui. Avete avuto qualche occasione di lite con Calderone? Ma voi dite semplicemente un'invidia, qualche cosa. Invidia perché? Ma non lo so, non riesco, tante volte ci ho pensato, non riesco, qual è il motivo di questo? Come non riesco a capire come mai io sono in questi omicidi di Ferlito e dalla Chiesa? Questo è, non mi rendo conto di dove viene questa pioggia maledetta e acida. Questo è. E mi domando notte e giorno e divento pazzo solo a pensare: ma perché? Quale mano oscura? Forse perché non c'è Catania in questa indagine, se non ci sono io Catania finisce, insomma, che non è mafiosa, che non è qua. Questo, certe volte, ma non capisco. Come non capisco? Come mai? Il pubblico ministero, signorino, spicca mandato di cattura a me con Calabrese di Siracusa, tutte assolte e io resto. Questa è la spiegazione, non lo trovo. Qual è? Come mai mi trovo in questo modo? Va bene, signor Presidente, sto avviandomi alla conclusione. Nella sua, ringrazio, ma voglio dire, poi lo decido io se è meno male oppure no, voglio dire, quindi possiamo anche evitare. Avvocato, la prego. Avvocato Napoli. No, ho voluto rispondere al collega che attribuiva una frase che io non ho detto. Allora, prendo atto. L'imputato ha, nelle sue dichiarazioni iniziali, fatto alcune affermazioni che mi sono, devo dire la verità, risultate oscure.
Allora, io non ho capito se la giornata fatidica del 3 settembre di cui stiamo parlando, cioè il giorno in cui è stato ucciso il prefetto dalla Chiesa, lui era con i carabinieri oppure con i condomini o a caccia. La circostanza è importante voglio dire per la sua difesa, quindi ha fatto riferimento quindi a una presenza dei carabinieri che sapevano il luogo dove lui si trovava. E allora, siccome per me è importante chiarire questa circostanza, non solamente in relazione alla indagine che dobbiamo svolgere in questa sede, ma anche in relazione, come tutti quanti sappiamo, a quanto di altro c'è in relazione a questo omicidio. E allora io volevo che la Corte ponesse di nuovo la domanda all'imputato relativamente a dove, in quale circostanza e in quale momento della giornata i carabinieri, presumo a Catania, hanno appreso della sua presenza in quel luogo. Ha sentito la domanda? Sì. Ma in secondo tempo sicuramente, perché anche mio figlio si metteva sempre a gridare che papà è innocente. Io ero con papà. Cioè, e tutti hanno saputo che questo fatto. Cioè in un secondo tempo i carabinieri avrebbero appreso della sua presenza? Sì, perché sono stati in quel luogo. Ma conclusione, io devo dire all'avvocato che non so perché questa domanda che sta facendo, a che senso, io non lo so, io ho risposto alla Corte. Ha senso perché lei poco fa diceva che anche i carabinieri sanno... L'hanno saputo in secondo tempo, ho detto in secondo tempo dove era, perché sono state anche là. L'ultima domanda, signor Presidente. Nelle sue dichiarazioni iniziali l'imputato ha affermato testualmente: si può dire che io mi sono quasi presentato. L'affermazione detta così è oscura e lascia adito a diverse interpretazioni. Noi abbiamo interesse, come parte civile della Chiesa, a chiedere all'imputato che chiarisca questa circostanza, cioè ci dica... detto questo io, avvocato, non è registrato, signor Santapaolo. Solo ho detto io di come hanno trattato in questi 11 anni la mia famiglia e hanno arrestato anche i miei figli, pure innocenti, che sono dovuto rientrare a vedere che cosa facevano. A mia moglie, per esempio, aveva detto: senti, sai che ti dico, mi presento così vi lasciano in pace. Che non è stato così, forse è stato peggio, perché ora vengono i ricatti. Mentre prima mi facevano certe cose perché non mi presentavo, ora mi fanno certe cose perché... Sì. Ci sono altre domande, avvocato? Io non mi so esprimere, io sono ignorante in materia. Non so, poi non lo state, non sono più quello di una volta che era più lucido. Io dopo 20 giorni, 25 giorni che sono stato arrestato, perché 25 giorni, quei 20 giorni che erano, io ero sereno, perché se finalmente la mia famiglia, invece no, hanno arrestato i miei fratelli. Sempre i miei figli sono perseguitati qua, i miei figli sono anime innocenti. Sono stati cresciuti sotto la veste di sua madre. Va bene, e allora? E la madre è una brava donna, che io augurassi a tutte avere una moglie come quella mia. Veda. E prego che i miei figli sono fuori di tutto e ogni cosa. Senta. I miei figli non lo debbano toccare, perché sanno tutto se non c'è. I miei figli, c'ha 11 anni, che l'hanno visto crescere. Notte e giorno sono pedinati, addirittura sanno, che devo dire, che sanno magari come fa l'amore mio figlio, che me l'hanno confessato a me, quello che mi hanno arrestato, che sono bravi ragazzi, e certo, come l'avete arrestato? Dice, no, non siamo stati noi. E dice, noi non possiamo intervenire su questo fatto. I miei figli, cosa c'entrano i miei figli? Cosa c'entrano i miei familiari? I miei figli non sanno cosa devono fare. Va bene. Sono rifiutato da tutti. Sì. Mia moglie cerca casa, non c'è casa. E devo pagare 30 milioni di affitto nella sua casa e deve lasciare la casa. Ora, due mesi ci stanno dando la proroga per trovare casa. Mia moglie deve pagare 30 milioni di affitto. Che cosa? Vabbè, io ho una famiglia in mezzo a una strada. Sì, Santa Paola,
Vediamo un momentino che cosa deve domandare. Grazie, Presidente. Avvocato. Roberta Vellone, parte civile dalla Chiesa. Sì. Volevo fare alcune domande all'imputato. Lei conosce la famiglia Costanzo? Beh, così. Così come? Non c'è un... conosco qualcuno così. Può indicare alla corte chi conosce personalmente della famiglia Costanzo? Ma qualche volta che... Ma così mi ha detto questo è Costanzo, me l'ha detto Calderone, Antonino. Quindi lei tramite Calderone ha conosciuto il Costanzo? Il cavaliere Costanzo. Il cavaliere Costanzo. Ma così, una cosa... in vette fuori. Il cavaliere mi Costanzo può... chi è precisamente? Il cavaliere Costanzo chi è precisamente? Il nome come si chiama? Non so come si chiama. Sono più d'uno? Sì, sì. Sono più d'uno i Costanzo? Sono più d'uno i Costanzo? Ma so che erano due fratelli. Uno è morto. Allora, ce n'è uno solo, il cavaliere Costanzo. Quindi conosce il cavaliere Costanzo? Mi pare di aver capito questo. Io conoscevo quello che è morto. Cioè, ma così, una presentazione che me l'ha presentato Nino Calderone. Mi scusi, ha avuto quindi, esclude di aver avuto rapporti con la famiglia Costanzo? Rapporti, io qualche volta ci ho fatto compagnia a Nino Calderone. Cioè ha fatto compagnia a Nino Calderone andando presso Costanzo? Sì, qualche volta, ma in ufficio, una volta mi ha presentato il cavaliere Costanzo, perché io tante volte lo aspettavo fuori nella macchina, o la tendevo in ufficio. Ho capito. Mi scusi, Presidente, se si può diciamo accertare che se l'imputato ha avuto rapporti di lavoro con la famiglia Costanzo? No. Nessun rapporto di lavoro? No. È vero che lei ha soggiornato presso il complesso per la Ionica di proprietà di Costanzo? Ma io se ci sono stato ho pagato senza... Ma no. Quel poco che ci sono stato ho pagato. Sì, mi pare di... Ma non è importante che lei abbia pagato o non abbia pagato. Non è questo importante. Che attività svolgeva, signor Santa Paola, prima di essere arrestato? Guarda, nella mia danza? Sì, diciamo dal 1980 fino al periodo della sua latitanza. Dopo, quindi. Sono stato fuori. Fuori Catania? Fuori Catania, fuori anche dell'Italia sono stato. E che attività? A fare lo sguattero. Ha lavorato come sguattero? Anche sguattero ha fatto. Senta, lei conosce Mariano Agate? Sì. Conosce Francesco Mangione? Sì. Conosce Rosario Romeo? Sì, sì. Senta, ci può dire che tipo di rapporti ha avuto con questi signori? Con chi? Con Mangione è una vita che ci conosciamo. Con Mariano Agate, per esempio. Con Mariano Agate l'ho conosciuto che si è costato una macchina che faceva un colloquio a Massala a mio fratello, il piccolo. Si è costata, nessuno si è fermato. Si è fermato questo signore che mi ha aiutato, che poi in secondo tempo ha preso un cacciavite che non avevo nella macchina, si è spostato, forse non so se avevo qualche lavoro là vicino, perché si è rallentata come si chiama? Insomma qualche cosa della benzina, il tubo della benzina, cioè quello che si stringe, non so come lo chiamate, in questo momento non mi viene. No, del carburatore, si era... Vabbè, non ha importanza. L'ho conosciuto in queste circostanze. Quindi l'ha conosciuto casualmente? Sì, e poi in secondo tempo, una volta,
se sono andato a trovarlo in compagnia di Mangiano. Esatto. E Allievi Vincenzo lo conosce? Chi? Allievi Vincenzo. Allievi, Allievi. No, chi? Non lo conosce. Mi scusi, continua, avvocato. Sì, no, io appunto volevo sapere, a parte la conoscenza con Agate, Francesco Mangione ha detto di conoscerlo. Sì. E anche lui l'ha conosciuto in quell'occasione dell'incidente lì, del guasto, o no, anche no, in un'altra occasione? Ma ho detto che con Mangione ci conosciamo anche da giovane, da molto, molto tempo. Ha avuto solo rapporti di amicizia con questo signore oppure anche rapporti di lavoro? No, amicizia, insomma. Poi io mi interessavo della Pancare, un suo parente si interessava della Pancare, concessionaria di macchine, no? E io guadagnavo il pane là. Qualche piccolo rapporto c'è stato con un suo parente, perché veniva da noi a prendere qualche macchina, perché faceva anche lui il commissionario. Senta, lei ha conosciuto il segretario della Democrazia Cristiana di Castelvetrano, Vito Libari? Ah, completamente. Non parlate di politica, perché completamente di politica non mi sono mai interessato. Quindi lei afferma di non conoscere nessun politico? Completamente. Quindi non conosce neanche Salvatore Lo Curto, neanche Salvatore Coco, ma, senta, neanche Salvatore Di Stefano, neanche Antonello Longo, per esempio. Io credo che ormai nell'ambito, insomma, la cerca delle conoscenze possa dirsi anche esaurita e non utile continuare su questo piano. Perché... Presidente, io sto cercando semplicemente di far venire, diciamo, alla luce, insomma, di chiarire alcune posizioni. Sì? dell'imputato con altri soggetti che evidentemente nelle causali di questo omicidio hanno una loro rilevanza. Se lei mi permette, io continuo, non so, io vorrei capire se l'imputato ha avuto rapporti con uomini politici catanesi. Non credo che sia una domanda. Avvocato, intanto le faccio presente che la domanda non è pertinente al processo, perché il processo non ha come imputati altri che quelle persone che sono indicate nel decreto di citazione, e questo processo non è fatto per la ricerca di responsabilità di persone che non sono qui presenti come imputati. Ma era solo per altre responsabilità potranno essere ricercate in altra sede, questo sia chiaro. Quindi, ma nessuno vuole... quindi quelle domande che lei intende rivolgere all'imputato riguardanti le sue frequentazioni con politici, per desumerne altre circostanze non utili. No, per capire anche che no, tipo di avvocato, rapporti. Lei non ha bisogno di capire in questa sede altro se non ciò che concerne la responsabilità dell'imputato, e non può desumerla da rapporti con politici che non sono soggetti di questo processo. Quindi se ha altre domande da fare. Sì, riguardi... ho altre domande da fare, ultime due domande. Ha conosciuto i fratelli Salvo? Nino Ignazio Salvo? No. Scusi, i cugini Salvo, Nino Ignazio Salvo? No, completamente non esiste. Ha già detto poc'anzi che non conosce nessuno dei suoi coimputati, cioè Rina Salvatore, Calò Giuseppe. E via discorrendo. Conosce Gaspare Mutolo? No, neanche. Non ha mai conosciuto Gaspare Mutolo? No. Neanche Rosario Riccobono? Completamente. Grazie Presidente, ho finito. Altre domande della parte civile? Non so, l'imputato ci ha detto che era buoni rapporti con i due fratelli Calderone. Lui aveva avuto mai sentore del ruolo che almeno uno dei due fratelli Calderone svolgeva nell'ambito della criminalità organizzata catanese? Ha sentito la domanda? Sì. Lei ha dichiarato poc'anzi di avere conosciuto i due
fratelli Calderone, Antonino e Giuseppe. L'avvocato desidera conoscere se lei fosse al corrente del ruolo che i due fratelli avevano nell'ambito dell'organizzazione mafiosa a Catania. Non sa che cosa... No. Che i fratelli Calderone mi sono messo una volta perché dopo che era stato arrestato il Giuseppe e io gli andavo a fare compagnia e ci dava conforto al signor Nino, fratello. Dopo avevano cose in società, no? E allora mi sono intromesso perché non andavano d'accordo. I due fratelli, in certe divisioni sapevano qualche cosa. E io ci ho dato ragione, perché avevo ragione, il grande, cioè quello morto. Sì. Ci ho dato ragione su questo, perché Nino fosse stato un poco menefreghista, aveva la mano larga come spendere i soldi e via di seguito. Sì. Su questo, su interessi di società che avevano loro. Ma lei in quell'epoca che attività svolgeva a Catania? Ma io sono stato in tanti posti, se vuoi sapere anche la mia vita, ho fatto anche sul mercato, come con mio fratello, i mercati, avevamo un posteggio sì, uno a Messina e uno a Catania. Fino a che epoca? Beh, questo è molto tempo, poi sì, quando mio fratello era in vita, sempre ci interessavamo dei mercati, beh. Okay. Poi ho fatto il venditore, cioè il blocchista, sia di abbigliamento e sia di scarpe, se andavo alla fabbrica a comprare, infatti mi conoscono tutta la fiera. Comunque io ho fatto il porcaro. Ho capito. Il porcaro, signor Presidente, il porcaro, dove ho guadagnato molti soldi, e lo sanno tutti il comune di Catania, sì. dove tenevo io i maiali. Dove tenevo i maiali. Ho capito. Comunque senta... E quel Calderone che appunto lei dice che ha conosciuto ha esplicitamente detto che lei dopo la morte di suo fratello ereditò il ruolo che aveva appunto il Calderone Giuseppe nell'ambito della mafia catania. Quindi Calderone può dire questo e altro. Vabbè, passiamo alle domande del procuratore generale. 181, lei possedeva una Fiat 132 targata Torino, è vero? Glielo spiego meglio perché probabilmente lei potrebbe per favore, non ricordare. Il microfono. Sì. Glielo spiego meglio perché potrebbe non ricordare, le macchine cambiano, vanno e vengono, specialmente lei aveva una rivendita di automobili, quindi sì. Mi rendo conto. Comunque si tratta di una vicenda molto molto seria. Il 6 giugno 81, in via delle Olimpiadi, si verificò quella famosa sparatoria, conseguenza della quale poi intervennero forze dell'ordine, squadra mobile o carabinieri e trovarono la bellezza di resti addirittura di una bomba a mano e trovarono anche una Fiat 132 targata da Torino T76383 che risultava sua. Ci vuole raccontare qualche cosa in proposito per quello che vale? Dopo di questo vorrei che lei ci chiarisse pure. Come ritiene lei, Presidente? Presidente, chiedo scusa. Si ricorda di questa faccenda? Scusi, Presidente, il difensore si oppone a questa domanda perché non mi sembra conducente. Tuttavia, la Corte deciderà se ammetterlo. Avvocato... Devo respingere questa sua opposizione perché ci sono delle utilità probatorie. Ancora più chiare se mi fosse consentito di fare. No, io preferisco che le domande siano rivolte una per una per evitare che l'imputato possa incorrere in confusione. Quindi è in grado di rispondere a questa domanda? Sì, io ero in possesso di una macchina, come le 132. Non so cosa vuole sapere.
Lei è in condizione di spiegarmi come mai questa macchina si ritrova con gli sportelli aperti nel cortile in cui si verifica questa sparatoria con vari feriti? Un terzo ferito, lanciafame Salvatore, poi muore, ma lasciamo stare, mettiamo da parte questo, resti di bombe a mano e la sua macchina là. Come ci si trova? Con gli sportelli aperti. Come ci si trova? Perché è chiaro, lei comprende benissimo che insomma, i carabinieri, lei sa bene, anche se dice di non sapere quali sono le contestazioni che si muovono, che c'è un rapporto dei carabinieri che spiega, secondo il punto di vista dei carabinieri e della questura, naturalmente, tutta una serie di sparatorie, di omicidi svoltesi a Catania per parecchi anni, in cui sembra che siano morti appartenenti al clan Santa Paola, appartenenti al clan Calderone, appartenenti al clan Ferlito, insomma, questo secondo i carabinieri della polizia, evidentemente, non lo diamo per scontato. Ma c'è questa macchina sua che si trova coinvolta, mi pare un poco strana. Che cosa ci si può dire in proposito? Siccome questa è una strada che porta... No, è un cortile. No, è un cortile, glielo assicuro io, è un cortile interno. Non è una strada. Questa è una strada che porta a casa mia. E ho visto questa confusione, della confusione delle persone. Ora, siccome là ci abitava mio fratello, che ogni tanto andava là, una volta ogni tanto, un piccolo appartamentino, era scapolo, se si poteva divertire, e allora mi sono fermato per vedere che cosa c'era. Difatti, nella dichiarazione che ho fatto, sembra che dove c'erano, cioè la macchina non esisteva prima là. Allora, ho fermato, poi ho visto che è venuta la questura, in qualche modo mi sono allontanato, questo è. Ma è stato un caso che io, questa è una strada che porta a casa mia, che io abito più sopra di dove hanno trovato la macchina. Sì, lei era andato a trovare suo fratello Antonino, forse? No, ha molti fratelli. Io? Ha parecchi. Come? Ha parecchi fratelli. Io mi risulta di un suo fratello di nome Antonino. Quello di nome Antonino. Era andato, sì, a trovare un altro? No, non è. Lo sto chiedendo soltanto. Comunque, non mi interessa questo. Suo fratello Antonino, il 10 marzo 1982, risulta in possesso di un Alfa Romeo Giulietta, targata, lasciamo perdere la targa, 500.000 e rotti, che viene inseguita ad un certo punto dalla polizia, va a sbattere contro l'albero, si ferma, e la polizia o i carabinieri, ma insomma consideriamolo sostanzialmente uguale, trovano questa... arrivano e arrestano Santa Paola Antonino ed Amato Salvatore. In questa macchina però c'era anche un Kalashnikov, a parte alcune altre armi. C'era anche un Kalashnikov. Amato Santa Paola Antonino, 10 marzo 82, un Kalashnikov nella macchina di Santa Paola Antonino. Mi sa dire qualche cosa in proposito? No, di questo no, solo so che mio fratello è... Non mi sa dire niente. Non sta bene di testa, non è a posto. Va bene, no. Va bene. E su questo fatto, questo reato, è stato condannato, è stato condannato a 2 anni di manicomio. Sì. E ne ha fatto 9 anni. Ne ha fatto 9 anni. Perché ogni 2 anni... gli davano la preposta, ma sa perché, signor Pubblico Ministero? Sì, prego, sì. Perché io ero latitante, mi dovevo custodire e se no, no, liberavano mio fratello. Per questo ho detto il cavario, l'inverno che si sono, in questi 11 anni che si sono sviluppati. Di questo è una cosa che io ho mai sentito nominare dalla Chiesa, di quello, e sono coinvolto in questo caso, e la mia famiglia ha avuto 11 anni di inverno. Di questo non possiamo che dispiacerci, però purtroppo gli imputati dovrebbero valutare che la latitanza ha dei vantaggi, ma pure degli inconvenienti. E ho sbagliato, comprende bene lei. Ho sbagliato. Comprende bene. Signor Pubblico Ministero, ho sbagliato, ora me ne sono... No, sì. Me ne ero accorto, però ho avuto paura. È una scelta, c'è un vantaggio. Non ho avuto paura della galera, difatti quello che sto subendo, della mia malattia e tutto. Certo. Di questo la paura, ma ho sbagliato. Vabbè. Se io sapevo che tutti in questi 11 anni... il Santa Paola diventava il mito, sempre con la fantasia creata sia di Cettinguerenti e di giornalisti. Va bene. Perché i giornalisti, soprattutto quelli di Catania, un giorno sono mafioso, un giorno non sono un mafioso, e se permettete vi faccio vedere una cosa, e che non ce l'ho più chiaro, faccio vedere una cosa.
Mercoledì giorno 27, sempre la Sicilia che parla. Racket di luce rossa. Manette un uomo di Santa Paola. Bene. L'indomani, giovedì 28, le uova. Miliardarie. Un'altra volta, un grande, sempre di giorno in giorno. In Santa Paola un summit in America con i capi di Cosa Nostra. L'indomani mattina, sempre lo stesso giornale, di un giorno dopo, grande blitz in via delle finanze di Catania. Arrestate dove prima c'era una casa d'oloranza. Queste case di tolleranza che oggi sono chiuse, c'è la maggior parte. I racket, no, questo lo deve sapere, lo devono sapere anche i giornalisti che mettono che ieri, che io ieri non ho parlato di pentiti. Bene, sono stato il terzo e sono interrogato. Cosa hanno detto del giornale? E sono stato il primo che l'avevo contro i pentiti, questo. Quindi me lo dice a me anche i giornalisti che non sono mafioso. Perché se io ero mafioso, signor giudice, non dicevano queste porcherie. Che io mi interesso di donne, di donnette e di quelle persone così. Se non l'avete sentito mai in via delle finanze, mi fanno questo. Questa è stata la pubblicità. Vediamo se il procuratore generale ha qualche altra domanda. Sì, qualche altra domanda, se mi è permesso, Presidente. Sì. Signor Santa Paola, risulta nel processo che nell'aprile del 1981, esattamente il 30 aprile del 1981, lei si sarebbe trovato a Palermo in una villa di Rosario Riccobono, assieme a tanti altri, tante altre persone, fra cui un certo Gasparini, che è un trafficante di droga del nord, insomma, ce lo ricorda lei questo incontro? Completamente, non mi ricordo, mai sono stati, mai ho frequentato persone che sono trafficanti di droga. Ebbene, io ho saputo che c'è qualcheduno che fa queste cose, io subito, anche se è stato un catanese, se ci sono certe altre persone, appena ho saputo che traffico di droga, io completamente allontanato. Sì, quindi lei ha già detto per la verità che non conosce Mutolo. È Kim Kok Bak, questo thailandese, se lo ricorda, lo conosce, no? Neppure, vabbè, è superfluo che glielo chieda. Comunque, ci sono delle intercettazioni telefoniche. Cristaldi Venerando lo conosce? È catanese Cristaldi Venerando. Ma io guardi, io dico una cosa, sono stato tanto, sono fatto il commerciante di macchine, ho frequentato il mercato, può darsi che lo conosco, ma se lo vedo così non. È perché ci sono delle intercettazioni telefoniche di questo Cristaldi Venerando che parlano della guerra tra il clan Ferbito e il clan Santa Paola, secondo Cristaldi Venerando naturalmente. E poi ci sono altre intercettazioni telefoniche fra Condorelli lo conosce, catanese, no? Sì, Condorelli, quello che dico io, quello che raccoglieva l'ottame di ferro, penso sì, perché veniva da me che era povero, aveva una famiglia numerosa, e gli facevo dare anche i rottami dell'officina della Renault. E però Condorelli parla con Mutolo, ne parlano pure di lei a proposito di traffici di droga, risulta dalle intercettazioni telefoniche, guardi, quando ancora Mutolo non era pentito. Ne sa parlare lei? Questo non lo so. Sebbene se il mio nome tante volte viene, lo fanno tutti. Sì. E mi dica un'altra cosa, per favore. Non è che per caso lei si trovava col colonnello dei carabinieri Savino alla Perla Ionica il 3 settembre del 1982? No. Sicuro? Sicuro. Alla Perla Ionica? Sono sicuro. Il 3 settembre. No, perché lei ci ha detto che era in campagna a caccia. Sì. Anzi, se era con lui, se era con questo personaggio, questo grosso personaggio, che cosa era, colonnello, cosa era? Sembra, tenente colonnello, non lo conosciamo. Vedo di quello, non dicevo che era. Non c'era, sì. Non è che si trovava a Malta il 3 settembre 1982? A Malta? No. Le piace? Perché lei ci diceva che era stato fuori dalla Sicilia, mi pare il posto più vicino da Catania per andare fuori. No, non era a Malta. No. Sicuramente, ricorda bene, non si trovava a Malta, no? O in Grecia, no? Magari mi trovava là. C'era la Juventus che giocava in quel periodo. No. Comunque, signor Santa Paolo, per chiudere quel punto di cui
Lei stesso aveva parlato con il Presidente che voleva sapere se era imputato a titolo di concorso materiale, a titolo di esecutore materiale oppure a titolo di mandante. Ce lo posso, se la Corte mi consente, spiegare io. Glielo spiego in maniera molto semplice. Io capisco benissimo che lei si riferisce alla vicenda Spinoni, che la Corte suppongo che sappia, laddove venne individuato come esecutore materiale. Noi parliamoci chiaro, insomma, se semplifichiamo tutto per tutti, va? E quindi in quel primo momento si era pensato che lei fosse stato individuato fisicamente, materialmente presente nella strage di Via Carini con una foto di un giovane. Perfetto, benissimo, sì, perfettamente, sì, chiariamo la faccenda. Successivamente si è scoperto che questo era un depistaggio, non si è capito bene. Su questo si parla già nella sentenza di primo, di secondo grado, che lei certamente conosce, e quindi la soluzione, su questo non dobbiamo ritornare. Per quanto riguarda invece quello che ci riguarda, lei è imputato in questo momento per avere in concorso, dunque, il reato è esattamente il capo numero, glielo dico esattamente così non sbagliamo, numero 225, per avere in concorso fra loro, agendo il numero di 5 persone, in concorso con ignoti, eseguito, occasionato la morte, eccetera. In concorso con ignoti significa che lei può essere uno degli ignoti, oltre che mandante, o può anche non esserlo. È chiaro? Certo, in concorso con ignoti, lei può essere uno degli ignoti, oppure gli ignoti sono anche persone, sono esclusivamente persone diverse. È chiaro? Poi, questo vorrei dirlo per rassicurarla sotto il profilo giuridico. Consigliere, mi scusi, non ho capito che vuol dire, può essere uno degli ignoti, non l'ho capito io, le chiedo subito. Sì, glielo dico subito. Grazie. Avvocato, concorre, il signor Santa Paola è imputato al capo 225 della originaria rubrica. Ecco, perfetto, allora saltiamo tutta la parte che non ci interessa, per avere in concorso fra loro e con ignoti cagionato la morte, eccetera, cagionato concorso tra loro e con ignoti la morte di, eccetera. Il che significa che l'ignoto, che per definizione non è stato identificato, può essere chiunque, anche io o lei, evidentemente. Quindi potrebbe anche essere il signor Santapalla, ma non è tanto questo il punto. Aspetti, mi consente. La imputazione, la contestazione del fatto risulta, questo mi rivolgo più ai tecnici che al signor Santapalla, la contestazione del fatto risulta da quello che risulta scritto nel capo di imputazione e da tutte le altre emergenze processuali che per il signor Santapaola, non per colpa nostra, sono ben poche, perché è la prima volta che è possibile contestare dei fatti al signor Santapaola. Se si fosse presentato un'istruzione avrebbe avuto maggiore contezza di tutte le cose. In mancanza di questo non può che prendere atto di quello dello stato attuale del procedimento e quindi degli atti processuali che si sono sviluppati in proposito e che sono le sentenze di primo, secondo e terzo grado. Aggiungo ancora, ove non bastasse questo, e ammesso che si partisse, da dove non si parte, ammesso che si partisse dalla contestazione di esecutore materiale, esclusivamente, o ammesso che si partisse dalla contestazione di mandante, esclusivamente, il che non è, la immutazione del fatto, quindi ammesso che poi si dovesse capovolgere da esecutore materiale al dibattimento dovesse diventare mandante, o nell'altra ipotesi che da mandante dovesse diventare esecutore materiale, questo non integra la immutazione del fatto, per giurisprudenza assolutamente pacifica che evidentemente, rivolgendosi a lei, io mi ritengo esonerato dal citare. Consigliere, scusi, io ho capito bene quanto lei ha detto, scusi signor Carabini, sì, mi dispiace, ho capito bene quanto lei sì, ha detto. Quindi, per rassicurare, non per altro, ma per rassicurare soltanto, signor Santapaola, su questa questione tecnica. Solo che credo che non sia stato chiarito se ancora oggi è mandante o è esecutore materiale, nonostante la sua spiegazione. Il chiarimento viene dalla lettura integrale di tutti gli atti processuali che riguardano il signor Santapaola Benedetto, dal momento in cui si formula il capo di imputazione sino a questo istante. Certo, lei ha concluso. Questa è la contestazione. Ha messo quest'altro, è possibile questo ed è possibile questa. Questa è la contestazione. Ma dobbiamo raggiungere la prova certa, dunque, per dargli la ragione. Avvocato Napoli, io credo di avere detto poc'anzi che questa imputazione, così come è stata formulata nel capo che ho letto, è onnicomprensiva. Certo. È chiaro. Quindi non si pone neanche il problema della ricerca di una fatto eventualmente diverso da quello contestato,
per il quale per obbligo di legge si debba procedere separatamente e quindi non possa essere oggetto di questo procedimento. Siamo nell'ambito di una contestazione la quale comprende tanto la posizione di mandante quanto la posizione di esecutore materiale e dunque in questi confini rimane compresa la contestazione che è stata fatta e della quale io credo di avere dato una adeguata esplicazione poc'anzi, che il pubblico ministero ora in questo momento ha finito di ribadire e rispetto alla quale l'imputato ha assunto una difesa congrua, riflettente tanto l'uno quanto l'altro aspetto. È chiaro? Presidente, io lo capisco bene, però non è che possiamo dire in un processo di questo se non è zuppa e pan bagnato. No, avvocato, lei non può dire quello che vuole, no? No, non siamo autorizzati a dire questo, perché, le ripeto, mi dispiace dover insistere e perdere altro tempo. Fare perdere altro tempo anche a lei. No, la contestazione, la prego di riflettere, affinché lo spieghi al suo assistito. La contestazione è data da tutti gli atti processuali che riguardano il singolo imputato. Mi sembra di pensare, ma lo colgo soltanto come un suggerimento perché potrebbe essere errato, che nel corso del dibattimento di primo e di secondo grado si sia valutata è l'una e l'altra soluzione. Più di questo non posso dirlo. Sa, consigliere, questo mette in difficoltà il difensore oltre che l'imputato, bene, soprattutto l'imputato, il quale non sa se deve difendere dalla qualifica di mandante o dalla qualifica di esecutore. Comunque lo vedremo nel suo primo giorno. L'incidente è chiuso. Nessun incidente, presidente. No, è un chiarimento, per carità. Altre domande? Non credo di no. Presidente, mi perdoni, io ho una domanda sola, se lei mi consente. Sì, mi dica. Grazie, la domanda è questa che pongo a lei e poi lei decide se porla all'imputato. Sa il signor Santapaola se il Calderone Antonino aveva interessi di lavoro economici col Costanzo? E mi riallaccio alla domanda fatta dal difensore di parte civile. Opportuna, sì. Dica pure, Santapaola. Penso che ci faceva dei lavori. Risponda più a voce alta. Che ci faceva dei lavori ai Costanzo. Chi, cioè, Calderone? Calderone Antonino faceva dei lavori? Sì. Per Costanzo? Sì. E che lavori erano? Ma no, di quel poco che io so, che aveva, come si dice, sbangamento, pale. Pale? Sì. Cioè, Calderone aveva un'impresa di pale meccaniche. Sì. Ho capito. Va bene. E allora senta, in occasione di quel colloquio al quale lei ha partecipato, ha sentito quali discorsi? Quale colore? Lei poc'anzi ha detto di avere accompagnato il Calderone presso il Costanzo. Ma sì, spesso ci faceva compagnia. Quindi ci è andato. Spesso che gli facevo compagnia, spesso. Anche addirittura, per esempio, ci faceva compagnia quando andava a fare il colloquio al suo fratello. Sì, ma mi dica un'altra cosa adesso. Marchese Salvatore è suo amico, a quanto pare. Marchese Salvatore. Sì, mi sembra che un parente di lui. C'è 11 anni che non lo vedo. Di Calderone. Di Calderone, ma lei è in rapporti pure con Marchese Salvatore? Sì, io lo conoscevo, nel rifornimento di benzina. Nel rifornimento di benzina. Ah, perché aveva un rifornimento, gestiva un rifornimento il di Calderone benzina. Aveva il rifornimento di benzina. E il Marchese Salvatore? E c'era lui anche là. Era addetto alle pompe? Tante volte l'ho visto là. Ho capito. Vabbè, non credo che... sa dirmi qualche cosa di questo Marchese Salvatore? Devo dire, la più amicizia l'avevo con i Calderoni, no? Non sa dirmi niente di più. Eppure Marchese Salvatore si è dichiarato amico suo. Sì, perché lo conoscevo, come? Una cosa, veda, ci sono due versioni. Lei che dichiara di conoscerlo appena... Ho detto che avevo più intimità che Calderone, difatti era mio compare.
Va bene. E allora, non credo che ci siano altre domande. Possiamo licenziare l'imputato. Possono ritradurlo. L'ultima domanda. Lei l'ha chiamato dagli amici o cacciatore? A quanto pare sì, lei mi pare o cacciatore l'ha chiamato? Ma no, no. Tante volte può dire uno, se uno va a caccia, ero cacciatore. Era. I suoi amici non lo chiamavano così scherzosamente, affettuosamente, no, o cacciatore, no? Ma può darsi che... Perché tante volte queste cose si dicono, sì. Cioè, ma non... Grazie. A me come soprannome mi dicevano Nitto. Ah, no, che... Non era un soprannome. Non è un soprannome. No, come soprannome. No. Ma senta, certo le domande che io desidero rivolgerle ancora a conclusione di questo interrogatorio non hanno nessuna rilevanza sulla condanna che lei ha già riportato per l'omicidio Ferlito, no? Quindi non siano intesi in questo senso da nessuna delle parti. I suoi rapporti con questo Ferlito, si è parlato di rivalità fra lei e Ferlito, si è detto... Anzi, è certa, è accertata questa appartenenza a gruppi rivali diversi. Da dove nasce, secondo lei? Ma io no, io ero in buoni rapporti. Ciao, ciao, di lui per la casa, per la sua casa e per la mia. Ma prima... Posso dire che conoscevo di più a suo padre. Sì, ma guardi... E suo padre è stato testimone, io penso che è stato testimone anche in questo processo. Sì, ma senta un poco. Voi da prima con Ferlito eravate... amici, poi c'è stato un momento di rottura, c'è stato un tentativo di omicidio, cioè una risoluzione di farla cadere in un tranello, e successivamente è riscoppiata la guerra che poi si è conclusa con la vicenda che sappiamo. No, no. Quindi lei in sostanza con Ferlito che rapporti ebbe? Ma io lo conoscevo a Ferlito, perché quasi nel quartiere, noi vediamo, non so quando erano più ragazze, io sono ero più grande, quindi per questo conoscevo anche solo, nel quartiere, onde, 200 metri da casa di mia madre, questo non è che... Nessun altro rapporto? Nessuno, completamente. Nessun altro rapporto, va bene. E allora, a questo punto confermo che l'interrogatorio è concluso, possono ritradurlo. Grazie. Allora, prima di chiudere l'udienza, devo informare, però non vedo il difensore di Spadaro Francesco, che è pervenuta dal...